Dopo la morte incontriamo Cristo giudice. Che cosa accade all'anima dopo la morte? Esiste la reincarnazione? Quale sarà la sorte eterna di un'anima? Dopo la morte incontriamo Cristo giudice e non un notaio. È urgente attendere la salvezza finché sia in terra. Oggi c'è chi dice che Dio si limiti a ratificare la nostra volontà. È verissimo che chi pecca danneggia se stesso, come dice Siracide, ma il Signore nelle Sacre Scritture non è un semplice notaio, ma un giudice. Ciò, insieme all'immutabilità dopo la morte, ha delle ricadute sull'inferno e sul paradiso, e queste le dobbiamo capire. Qual è la reale situazione della tua anima ora? Ebbene, è il momento di aprire gli occhi e di conoscere la verità, prima che sia troppo tardi. La morte è la fine del pellegrinaggio terreno dell'uomo, è la fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio gli offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo. Quando è finito l'unico corso della nostra vita terrena, noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene, non c'è reincarnazione dopo la morte. Non è semplice immaginare l'immutabilità dopo la morte, dal momento che questa vita, dalla politica agli affetti, è caratterizzata dalla mutabilità e per quanto riguarda il nostro mondo interiore è sempre possibile cambiare. San Tommaso d'Aquino, nella Summa Contra Gentiles, spiega che ognuno desidera la felicità, ma che poi la collochi in una cosa o in un'altra dipende da una disposizione che può essere una passione passeggera o una disposizione stabile come una virtù o un vizio, in ogni caso prodotta tramite il corpo, sia pure sotto l'influsso di facoltà superiori come l'intelletto e la volontà. Senza il corpo l'anima non può cambiare orientamento, ma solo riposarsi nell'orientamento nel quale si trova. Dal che si evince l'urgenza di attendere alla salvezza e di formarsi delle buone abitudini finché si è nel corpo. Ma oltre al fatto che l'anima, lasciato il corpo, si fissa nell'orientamento nel quale si trova, dobbiamo capire che Dio non si limita a fare il notaio. Tutti infatti dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male, seconda lettera ai Corinzi. Comparire in tribunale presuppone un atto giudicante da parte di Cristo, una sentenza di assoluzione o di condanna. San Tommaso d'Aquino, commentando la seconda lettera ai Corinzi, spiega che nel giudizio ci saranno due atti, la valutazione dei meriti e l'emissione di una sentenza. E non professiamo forse nel credo che Gesù Cristo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti? D'altra parte, questo è il linguaggio del Nuovo Testamento, che presenta Cristo, Dio, giudice e non notaio. Il Figlio dell'uomo sta per venire con i suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni, Matteo 16:27. E non si limiterà a prendere atto delle nostre scelte. Ci sarà il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, che renderà ciascuno secondo le sue opere, lettera ai Romani, capitolo 2, e poi anche Apocalisse, capitolo 22. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Dio, che non si limita a fare il notaio, e l'immutabilità dopo la morte hanno delle ricadute importanti sul paradiso e sull'inferno. È ora di aprire gli occhi. Proviamo ora, con l'aiuto di San Tommaso, a precisare un po' l'insegnamento della Chiesa su ciò che la provvidenza divina ha previsto dopo la morte. Ebbene, liberarci da quelle novità conciliari, da quelle fantasie dell'ultima ora che la falsa Chiesa ha introdotto in questi ultimi decenni. Le cerimonie spesso lasciano intendere che tutte le anime sono salve. Anche i peggiori nemici del cattolicesimo hanno accesso in Chiesa.
sono ammesse le urne dei corpi cremati. I sacerdoti non accompagnano più i defunti al cimitero. Il purgatorio è quasi totalmente ignorato, rendendo le preghiere e i suffragi per i defunti incomprensibili. Eppure, è questa un'altra manifestazione della fede della Chiesa che tocca i fedeli. Cosa succede nel momento preciso in cui l'anima è in un certo modo espulsa da un corpo che non si trova più nelle condizioni di essere animato? San Tommaso, appoggiandosi sulle parole stesse di Nostro Signore, dice che le anime, secondo lo stato in cui si trovano, le anime in stato di grazia e delle quali la carità è perfetta, raggiungono il cielo e vi godono subito la visione beatifica, in attesa del completamento di felicità che loro apporterà la risurrezione dei corpi. Le anime in stato di grazia, ma la cui carità è menomata e imperfetta a causa dei peccati veniali e che hanno ancora da espiare le pene dovute ai peccati già perdonati, vanno in purgatorio. Le anime ancora afflitte dal peccato originale, ma senza peccati personali, vanno al limbo e saranno private della visione di Dio, pur godendo di una felicità naturale. Le anime in stato di peccato grave, prive della carità, raggiungono l'inferno per sempre, in attesa della risurrezione dei loro corpi, la qual cosa sarà un motivo supplementare di sofferenza. Tre luoghi sono definitivi: il cielo, il limbo, l'inferno. E nessun suffragio, nessuna preghiera, nessuna buona azione, nessuna intercessione può modificare lo stato delle anime che vi si trovano. È perciò chiaro che tutte le preghiere, i suffragi, le indulgenze, le elemosine consigliati e realizzati dalla Chiesa per i defunti non hanno altro scopo che il sollievo e la liberazione delle anime del purgatorio, le quali non possono fare più niente per se stesse. Per questo è necessario insistere sul fatto che l'esistenza del purgatorio è un articolo di fede. È eretico colui che nega il purgatorio. Certamente le anime del purgatorio si avvicinano progressivamente al cielo e saranno liberate dopo la loro purificazione, ma i suffragi della Chiesa militante possono aiutarle efficacemente a essere liberate più rapidamente, soprattutto con l'offerta del santo sacrificio della messa. Tuttavia le anime del purgatorio, animate dalla carità, possono intercedere per noi. Esse lo faranno tanto più ardentemente quanto più noi andremo in loro soccorso. Se vogliamo conformarci allo spirito della Chiesa cattolica, dobbiamo avere una vera devozione verso le anime del purgatorio, nel quale molto verosimilmente soggiorneremo noi stessi, più o meno a lungo. Ce lo auguriamo perché questo sarà il segno della nostra elezione. Se potessimo conoscere la santità e l'incomparabile purezza di Dio, non ci meraviglieremmo del fatto che Egli scopra in noi delle imperfezioni che non sono convenienti alla santità della Santissima Trinità. Non ci dilungheremo sul limbo, dove si trovano le anime che hanno solo il peccato originale, che sono senza peccato personale. Queste anime sono prive della visione beatifica, ma pur sapendosi nell'incapacità assoluta di goderne, non ne soffrono. Questa è l'opinione di San Tommaso e della maggioranza dei dottori. È importante poter rispondere ai genitori non colpevoli della morte del loro bambino, avvenuta prima che abbia potuto essere battezzato, ma di contro, quale responsabilità per le madri che praticano l'aborto e per coloro che vi contribuiscono. Per questi crimini, come non temere in questo mondo e nell'altro la maledizione di Dio?
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci informa che non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo, ma non possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di Lui, contro il nostro prossimo o contro noi stessi. Dice infatti San Giovanni: chi non ama rimane nella morte, chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Nostro Signore ci avverte che saremo separati da Lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri, i piccoli che sono Suoi fratelli. Morire in peccato mortale senza esserne pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio significa rimanere separati per sempre da Lui, per una nostra libera scelta. Gesù parla ripetutamente della Geenna, del fuoco inestinguibile, che è riservato a chi, fino alla fine della vita, rifiuta di credere, di convertirsi, e dove possono perire sia l'anima che il corpo. Gesù annuncia con parole severe: «Il Figlio dell'uomo manderà i Suoi angeli, i quali raccoglieranno tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente». Matteo 13, 41-42. Ed egli pronuncerà la condanna: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. Matteo 25, 41. La Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno. Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti l'inferno sono un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno. Costituiscono nello stesso tempo un pressante appello alla conversione. Dice il Signore: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. In questi tempi in cui tutti i dogmi sono rimessi in questione perfino all'interno della Chiesa, è importante conoscere bene la dottrina della Chiesa per riaffermarla e per salvare tante anime. Il timore di Dio è l'inizio della sapienza. Senza dubbio il timore filiale è più augurabile della paura servile, ma quante anime si sono salvate per mezzo della paura servile e dell'attrizione? La paura dell'inferno è anche una paura salutare, che mantiene molte anime lontane dal peccato mortale. Gli uomini hanno ragione di temere questo orribile castigo di cui nostro Signore parla in termini che fanno fremere: castigo immediato ed eterno, senza remissione possibile, perché l'odio distrugge ogni carità e l'assenza di carità è l'inferno. Ciò che bisogna cercare di distruggere ad ogni costo è l'abitudine al peccato grave, la permanenza nello stato di peccato grave. A questo proposito è bene ricordare e meditare incessantemente sulla gravità del peccato mortale e nelle sue conseguenze. Due argomenti di meditazione che ci rivelano la gravità, che può dirsi infinita, del peccato mortale devono essere davanti ai nostri occhi. Il solo peccato di disobbedienza di Adamo ed Eva ha provocato due conseguenze che dovrebbero bastare per allontanarci da ogni peccato mortale. La prima conseguenza: tutti i mali più orribili che si possano immaginare scatenatisi sulla loro discendenza fino all'inferno compreso. La storia dell'umanità è la storia delle sofferenze, delle guerre, delle malattie, delle crudeltà degli uomini verso gli altri, della morte, ma soprattutto delle miserie morali che si concludono in una eternità di fuoco. Un solo peccato ha provocato tutte queste innumerevoli sventure. La seconda conseguenza è la morte di Dio sulla croce, morte giudicata da Dio stesso come il solo mezzo conveniente per controbilanciare le conseguenze del peccato e fare rivivere spiritualmente e un giorno anche corporalmente
quelli che crederanno in Lui e riceveranno da Lui la grazia della vita divina, preludio della vita eterna. Quel che furono questa passione e questa morte, domandiamolo alla Madonna addolorata, che ella ci aiuti a misurare il dolore e la carità del Dio crocifisso nel corpo che si è degnato di ricevere da lei. Un solo peccato ha causato la passione e la crocifissione del Verbo incarnato. Potessimo con queste considerazioni evitare ogni peccato grave, aiutare i nostri fedeli, i nostri fratelli a evitarlo anche loro, e in caso di caduta usare la zattera di salvezza che è il sacramento della penitenza, della confessione. Anche qui appare la nostra Santa Messa, sacrificio della croce elevata come segno di salvezza e di vittoria su Satana, sul peccato, sulla morte e sul mondo. Mors morto atunc est, ave crux spes unica, in hoc signo vinces. Non dobbiamo esitare a parlare dell'inferno, come l'ha fatto in tante circostanze nostro Signore stesso. Egli ha ben reso noti il fuoco dell'inferno, i suoi dolori persistenti, la sua durata eterna. Noi dobbiamo riecheggiare le parole di nostro Signore per salvare le anime dei nostri fedeli, dei nostri fratelli. Tutti i giorni offriamo il santo sacrificio con questa intenzione: risparmiare alla famiglia cristiana l'eterna dannazione. Nostra Signora di Fatima mostrò l'inferno ai piccoli pastorelli. Secondo il racconto di Suor Lucia dos Santos, a Fatima la Madonna mostrò ai veggenti un grande mare di fuoco che sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o bronze, con forma umana che fluttuavano nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti, simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione, che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Il cardinale Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, precisava che il veggente vede con le sue possibilità concrete. Come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. È quindi da credere che la realtà dell'inferno sia ancora peggiore e terribile dell'immagine stessa oggetto della visione. L'immagine principale della visione dell'inferno descritta da Lucia è il fuoco, causa di sofferenza per coloro che vi sono immersi, ed è l'immagine dell'inferno biblico a partire dal libro del profeta Isaia, che si chiude con il popolo rinnovato che renderà culto al Signore. Costoro tuttavia, in una valle presso Gerusalemme, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me, poiché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per tutti. Isaia 66:24. È la valle della Geenna che Gesù spesso indica come punizione definitiva in molti passi, e per evitare la quale conviene perdere addirittura un occhio, una mano, un piede, la vita stessa in questo mondo, come dice Gesù, Matteo capitolo 5. E altre volte la Geenna è esplicitamente associata al fuoco, il fuoco della Geenna, Matteo 5:22. Altre volte si parla semplicemente di fuoco e di fornace ardente, seconda lettera ai Tessalonicesi, Matteo capitolo 13, sino alla confessione del ricco, che dice: soffro terribilmente in questa fiamma, Luca 16:24.
In tutti questi passi non sembra di leggere il resoconto di Suor Lucia? Sempre sulla bocca di Gesù, altre immagini negative di dolore affiancano il fuoco relativamente all'esito di una vita vissuta e conclusa male. Il pianto e lo stridore di denti nella fornace ardente o nelle tenebre. Matteo 8:12, Luca 13:28, seconda lettera di Pietro, capitolo 2. La dichiarazione di Abramo al ricco che si trova negli inferi, che dice: tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. Luca 16:26 esplicita che si tratta di una situazione irreversibile e introduce la categoria di eternità. Il fuoco è eterno. Matteo 18:8 come il verme che non muore. Marco 9:48 le tenebre sono eterne. Il supplizio è eterno. Matteo 25:46 ed è una seconda morte nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Apocalisse 2:11. Questo possibile esito negativo ed eterno della vita compromette la stessa risurrezione dei morti, che per la prima volta in Daniele 12:2 è duplice. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Parole riprese e radicalizzate da Gesù. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Giovanni 5:28-29. In sintesi, la Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Dice il Signore: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Matteo 7:13, Luca 13:24. Ecco il tema evangelico delle due vie, poiché quaggiù non esiste né paradiso né inferno, ma un cammino verso l'uno o verso l'altro. Ed è decisivo camminare verso il paradiso e non verso l'inferno. La via che conduce alla perdizione è descritta dal Nuovo Testamento con una varietà di prospettive, ad esempio gli elenchi di vizi o peccati in San Paolo, e specialmente quando l'elenco termina con l'affermazione che tanti si comportano così non erediteranno il regno di Dio. In sintesi, tutti i testi sulla via di perdizione sono collocabili in tre grandi categorie. Le tre categorie della via verso la perdizione. La via di un cattivo rapporto con il prossimo. Il giudizio finale di Cristo in Matteo capitolo 25: ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. La cena di Corinto che umilia chi non ha niente, il ricco Epulone insensibile al povero Lazzaro, Luca 16, e tante espressioni nei cataloghi paolini dei vizi: gli ingiusti, i calunniatori, i rapinatori, i facitori di fazioni, di liti, ribelli e genitori, invidiosi, senza misericordia, lussuriosi, eccetera. La seconda via, quella del tornare indietro dalla fede. Leggiamo: quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quanto peggiore castigo pensate che sarà giudicato meritevole chi avrà calpestato il Figlio di Dio e ritenuto profano quel sangue dell'alleanza dal quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ebrei 10, prima lettera di Giovanni, capitolo 5. Dunque camminano oggettivamente verso l'inferno coloro che allegramente dichiarano di aver perso la fede, poiché Dio non abbandona se non è abbandonato. La terza via verso l'inferno è la via dei peccati della carne, di una vita affettiva sregolata o irregolare. Se le tante testimonianze della tradizione cristiana, ultima anche di Giacinta tra i veggenti di Fatima, sono giudicate bacchettone, non si potrà cancellare il Nuovo Testamento,
che pone su questa strada immorali, impuri, adulteri, depravati, uomini e donne che si desiderano e si praticano nello stesso sesso, dediti all'ubriachezza, ai bagordi, alle orge, e si vedano tutti gli elenchi dei vizi. Non si tratta di giudicare e condannare le persone, ma di mantenere dei chiari indicatori su che cosa è peccato e quali sono le vie di perdizione, evitando di mantenere solo la prima e di tacere sulle altre due, cioè per esempio di mandare all'inferno solo i mafiosi e gli scafisti che appartengono alla prima via, tacendo su chi invece ha perso la fede, seconda via, e magari invitandolo a parlare ai credenti, o ammorbidendo i paletti della morale sessuale, che invece è la terza via. Le parole della Scrittura e della Chiesa sull'inferno sono un appello alla responsabilità e alla dignità umana. Dio ha posto la vita veramente nelle nostre mani. Sono anche parole che svelano l'amore di Dio, perché è chiaro che Gesù parla dell'inferno solo per preservarci dal cadere dentro. E così fa la Chiesa, e così fa anche la Madonna Fatima. Certo, un discorso del genere può causare una contrizione che nasce dal timore della dannazione eterna, ma anche questo è un dono di Dio, un impulso dello Spirito Santo, e spinge verso una evoluzione interiore che sarà portata a compimento sotto l'azione della grazia dall'assoluzione sacramentale. Se il timore spinge a compiere azioni buone e sante, queste, adagio, trasformeranno il timore in un rapporto di amore verso Dio. Ma torniamo a Fatima. Mostrata l'immagine dell'inferno, la Madonna invitò i tre bambini a pregare, aggiungendo alla fine di ogni decina del rosario la famosa richiesta: «Gesù mio, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia». In una lettera del 18 maggio 1941, Lucia precisò che la Madonna si riferiva alle anime che si trovano in maggiore pericolo di dannazione. Altro che paura! La visione dell'inferno mette in moto la preghiera, l'intercessione, la solidarietà verso i peccatori. Se dessimo fiducia alla Madonna, anche questo dovrebbe rientrare nella nuova evangelizzazione. Leggiamo nel Catechismo che davanti a Cristo, che è la verità, sarà definitivamente messa a nudo la verità sul rapporto di ogni uomo con Dio. Il giudizio finale manifesterà fino alle sue ultime conseguenze il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena. Siccome non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo assiduamente, affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati, né ci si comandi, come a servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno, nelle tenebre esteriori, dove ci sarà pianto e stridore di denti. Perché è importante allora pentirsi e avere un dolore sincero dei nostri peccati. Leggiamo nel Catechismo Maggiore di San Pio X. Che cos'è il dolore dei peccati? Il dolore dei peccati consiste in un dispiacere e in una sincera detestazione dell'offesa fatta a Dio. Il dolore è di due sorta: perfetto, ossia di contrizione, imperfetto, ossia di attrizione. Qual è il dolore perfetto o di contrizione? Il dolore perfetto è il dispiacere di avere offeso Dio, perché è infinitamente buono e degno per se stesso di essere amato. Perché chiamate perfetto il dolore di contrizione? Chiamo perfetto il dolore di contrizione per due ragioni. La prima, perché riguarda esclusivamente la bontà di Dio e non il nostro vantaggio o danno. Secondo, perché ci fa subito ottenere il perdono dei peccati, restandoci però l'obbligo di confessarci. Dunque il dolore perfetto ci ottiene il perdono dei peccati indipendentemente dalla confessione?
Il dolore perfetto non ci ottiene il perdono dei peccati indipendentemente dalla confessione, perché sempre include la volontà di confessarsi. Perché il dolore perfetto, contrizione, produce questo effetto di rimetterci in grazia di Dio? Il dolore perfetto o contrizione produce questo effetto perché nasce dalla carità, la quale non può trovarsi nell'anima insieme col peccato mortale. Qual è il dolore imperfetto o di attrizione? Il dolore imperfetto o di attrizione è quello per cui ci pentiamo di aver offeso Dio come sommo giudice, cioè per timore dei castighi meritati in questa o nell'altra vita, o per la stessa bruttezza del peccato. Quali condizioni deve avere il dolore per essere buono? Il dolore per essere buono deve avere quattro condizioni. Deve essere interno, soprannaturale, sommo e universale. Che cosa vuol dire che il dolore deve essere interno? Vuol dire che deve essere nel cuore e nella volontà e non nelle sole parole. Perché il dolore deve essere interno? Il dolore deve essere interno perché la volontà che si è allontanata da Dio col peccato deve ritornare a Dio detestando il peccato commesso. Che cosa vuol dire che il dolore deve essere soprannaturale? Vuol dire che deve essere eccitato in noi dalla grazia del Signore e concepito per motivi di fede. Perché il dolore deve essere soprannaturale? Il dolore deve essere soprannaturale perché è soprannaturale il fine a cui si dirige, cioè il perdono di Dio, l'acquisto della grazia santificante e il diritto alla gloria eterna. Spiegate meglio la differenza tra il dolore soprannaturale e quello naturale? Chi si pente per aver offeso Dio infinitamente buono e degno per se stesso di essere amato, per avere perduto il paradiso e meritato l'inferno, ovvero per la malizia intrinseca del peccato, ha un dolore soprannaturale, perché questi sono motivi di fede. Chi invece si pentisse solo per il disonore o castigo che gli viene dagli uomini, o per qualche danno puramente temporale, avrebbe un dolore naturale, perché si pentirebbe solo per motivi umani. Perché il dolore deve essere sommo? Il dolore deve essere sommo perché dobbiamo riguardare e odiare il peccato come sommo di tutti i mali, essendo offesa di Dio, che è sommo bene. Per il dolore dei peccati è forse necessario piangere, come alle volte si piange per le disgrazie di questa vita? Non è necessario che materialmente si pianga per il dolore dei peccati, ma basta che nel cuore si faccia più gran caso di aver offeso Dio che di qualunque altra disgrazia. Che cosa vuol dire che il dolore deve essere universale? Vuol dire che deve estendersi a tutti i peccati mortali commessi. E perché il dolore deve estendersi a tutti i peccati mortali commessi? Perché chi non si pente anche di un solo peccato mortale rimane nemico di Dio. Che cosa dobbiamo fare per avere il dolore dei nostri peccati? Per avere il dolore dei nostri peccati, dobbiamo domandarlo di cuore a Dio ed eccitarlo in noi con la considerazione del gran male che abbiamo fatto peccando. Come farete per eccitarvi a detestare i peccati? Per eccitarmi a detestare i peccati, prima di tutto considererò il rigore dell'infinita giustizia di Dio e la deformità del peccato che ha deturpato l'anima mia e mi ha reso meritevole delle pene eterne dell'inferno. In secondo luogo, considererò che ho perduta la grazia, l'amicizia, la figliolanza di Dio e l'eredità del paradiso. Terzo, che ho offeso il mio Redentore che è morto per me e che i miei peccati sono stati la cagione della sua morte. Cari fratelli, dobbiamo meditare bene. Iddio ci ha formati di anima e di corpo, ci ha messi su questa terra per darci la possibilità di guadagnarci il premio eterno. Nel mondo siamo di passaggio,
e da un momento all'altro possiamo essere chiamati all'eternità. È da incoscienti, o meglio da pazzi, il credere che la vita sia fine a se stessa. La vera vita è quella futura, quella che ci attende. Gesù Cristo, Dio fatto uomo, l'ha detto e ripetuto con insistenza: fatevi dei tesori per l'altra vita. È meglio andare in paradiso con un occhio solo anziché all'inferno con due. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Vado a prepararvi un posto. Che cosa giova all'uomo se avrà guadagnato tutto il mondo e poi perderà la sua anima? Nell'altra vita sarete come gli angeli di Dio. Morì ricco Epulone e andò all'inferno. Dunque il Figlio di Dio, verità per essenza, ci insegna che dopo questa vita ce n'è un'altra, che non finirà mai. Per conseguenza, quando si muore, non si muore del tutto, ma solo avviene la separazione dell'anima dal corpo. Va a marcire il corpo nella tomba in attesa dell'universale risurrezione. L'anima invece, appena spirata, vede il Dio e in un batter d'occhio viene giudicata. Se ha trascorso la vita senza macchia e quindi non ha alcun debito di pena, subito entra nel gaudio eterno e viene inabissata in un oceano di delizie, al cui confronto sono nulla tutte le gioie terrene. Se l'anima è spirata nella disgrazia di Dio, cioè macchiata di colpa grave, è destinata all'inferno secondo le parole di Gesù, che dice: «Va, maledetta nel fuoco eterno, preparato a Satana e a tutti i suoi seguaci». Meditate, gente, meditate e siate saggi. Siate saggi.